terzo appuntamento del campionato ACI eSport 2024 dedicato, riservato alle vetture GT. Interlagos la scopriamo insieme, staccata di 50 metri fino alla seconda marcia o prima, tantissimo cordolo per la prima di sinistra, tantissimo cordolo di terza per la seconda, e abbiamo appena fatto la S di Senna, curva do sole in progressione, quarta marcia, tutto sul cordolo interno e si lascia sfogare tutta la cavalleria qui nella retta opposta fino alla Dusino do Lago, si stacca ai 100 metri, terza marcia, tanto cordolo anche in questo caso, si sfrutta tutta l'accelerazione lasciando scivolare la macchina verso l'esterno, curva 5 da fare in pieno e ora si entra nella parte guidata di questo meraviglioso tracciato, curva 6, ferradura, quarta marcia, terza marcia in percorrenza, tanto cordolo interno, si lascia uscire la macchina sul cordolo esterno, curva 8, si taglia tutto il cordolo, anche qualcosa in più, seconda o prima marcia, Pinerigno anche in questo caso seconda marcia, tanto cordolo, presso sul gas, la macchina ruota da sola col posteriore, Bico Dupato, curva 10, importante frenare non troppo tardi per non arrivare lunghi, è importante qua uscire forte perché poi si scende in picchiata Merguglio, si appoggia al cordolo interno, la macchina avrà un leggero sovrasterzo, anche qualcosa in più, Junsao, curva 12, fondamentale, seconda marcia, si taglia sul cordolo, ma soprattutto si mette sul gas prestissimo, perché qua siamo tutti in salita, tutta in progressione, se esci male dai tanto vantaggio all'avversario dietro. Pista incredibile, tante opportunità di sorpasso, la più cara di tutte l'S2 Senna, ma anche la Dusino do Lago, qua Interlagos.